Nel girone F del campionato di Serie D, la Val di Sangro è stata sconfitta nell'ultima partita in trasferta sul terreno della Monturanese. Parliamo innanzitutto di questa gara e poi del prossimo turno con il tecnico sangrino Donato Anzivino. Una sconfitta meritata secondo lei? Ma secondo me il successo della Monturanese ci sta, anche se abbiamo fatto cose discrete. Potevamo anche pareggiare, abbiamo avuto quattro buone occasioni, però abbiamo commesso anche degli errori. Penso che il primo responsabile sono io, in quanto la squadra singolarmente si è espressa bene, non ci siamo espressi bene collettivamente, per cui forse le responsabilità sono più mie. Ci sono margini di miglioramento? Ma i margini di miglioramento sono enormi, è logico che bisogna allenarsi, il tempo è poco perché anche a livello nervoso, però sicuramente i margini ci sono. Secondo lei, mister, ci sono le possibilità per poter arrivare alla zona playoff? Ma io penso che indubbiamente queste partite lo decideranno, noi dobbiamo essere bravi ad essere concentrati soprattutto per la partita domenica perché è molto difficile. Domenica infatti ci sarà il Morrodoro in un derby molto atteso, il Morrodoro assetato di punti, forse anche più di voi. Sì, sicuramente è una squadra che nelle ultime domeniche, tranne quest'ultima, ha fatto sempre risultati, per cui l'affronteremo con rispetto dovuto. Ci saranno delle defezioni per la gara di domenica. Ci sono gli squalificati, per cui sopperiremo con altri ragazzi sicuramente in gamba. Da quando lei è alla guida della Val di Sangro, quale squadra l'ha più impressionata? Sinceramente proprio la Monturanese mi ha fatto una buona impressione. Lei, avendo già allenato con la Provasto in questo campionato, secondo lei ci sono delle differenze a livello tecnico rispetto al passato oppure il livello è più o meno lo stesso? Ah, questo è un buon campionato, forse un po' a livello di individualità, c'erano più individualità sotto, al girone di sotto, sicuramente quell'anno lì, quando c'erano squadre come Campobasso, Taranto, Martina, che andavano per la maggiore. Nel campionato regionale di eccellenza il caso riguarda con più ottimismo al futuro in virtù del successo ottenuto nel recupero con l'Alba Adriatica. Parliamo sia di questa gara che del pareggio sul campo neutro di Francavilla con l'Ortona, insieme al tecnico del Casoli, Angelo Carpineta. Due gare, 4 punti, la classifica che torna a sorridere. Sì, devo dire che abbiamo fatto due buone gare, soprattutto oggi. Anche quella di domenica scorsa è stata una buona partita, però è stata cioè, è stato giocato su un campo quasi impraticabile, quindi non siamo riusciti a esprimere le nostre caratteristiche. Oggi invece abbiamo sfoderato una partita ad alto livello, abbiamo fatto una partita a livello caratteriale molto buona, l'approccio alla partita è stato ottimo e così abbiamo fatto una bellissima vittoria che deve essere un punto di partenza per il proseguo del campionato. Che impressione hai avuto dell'Alba Adriatica? Ma l'Alba Adriatica è un'ottima squadra e lo dice la classifica. Io sono andato a vederla pure domenica scorsa, è una squadra molto ostica, riesce a non far giocare le squadre avversarie, riesce ad essere velocissima con 3 o 4 giocatori molto bravi, quindi io personalmente temevo molto questa squadra. Siamo riusciti a imbottigliarla un po' e a giocare noi. Domenica c'è la possibilità di aumentare ancora il vostro punteggio in classifica avendo un impegno casalingo con il Sulmona. Sì, giochiamo contro il Sulmona, sappiamo benissimo che è una grossa squadra, negli ultimi tempi si è anche sistemata, nel senso che ha preso qualche giocatore che gli serviva, sta attraversando un momento ottimo, anche se purtroppo per noi, devo dire, domenica scorsa l'hanno perso in casa, perché sappiamo che di solito una squadra c'è sempre un po' di rivalsa dopo una sconfitta. Però noi chiaramente dobbiamo cercare di giocarci anche quella partita come abbiamo fatto oggi, con la speranza così di riuscire a portare a casa i 3 punti. In rosa ci sono delle defezioni alla luce del recupero. Ah, c'è il problema Giannico che ha avuto domenica scorsa a Francavilla, così un problema muscolare, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo per domenica. Nel recupero di mercoledì, insieme alla vostra gara, si è giocata anche Nuova Vezzano Lauretomo con la vittoria dei marsicani che così riaprono la lotta al vertice. Guarda, io non avevo dubbi che la lotta si sarebbe riaperta, non pensavo alla Vezzano, ma ero convinto che il campionato non fosse finito come si diceva già da tempo. E Lauretta deve stare attento perché la Vezzano è una grossa squadra, è una squadra che ha tutto per ambire al primato. Chiaramente adesso bisogna vedere anche le altre, ma così il campionato diventa anche più bello. E infine il Guardia Grele che si trova in una brutta posizione di classifica. Qual è il futuro per questa squadra?
Ma io l'ho detto anche l'altra volta, io penso che il guardiagrile è vero, sì, non c'ha una classifica buonissima, però ha tutte le carte in regola per poter risalire. Sono convinto, conosco diversi giocatori molto bene, conosco l'allenatore, quindi sono convinto che possa fare bene. Nel campionato regionale di eccellenza il guardiagrile non ha disputato l'incontro con il Francavilla causa maltempo. Sabato prossimo invece la formazione di Leonardo Di Florio affronterà il Piscina nell'anticipo televisivo. Questo rinvio creerà sicuramente dei contrattempi e dei grattacapi alla formazione che deve lottare per non retrocedere. Lo chiediamo al difensore Danilo Contento. Ma grattacapi sotto non penso, perché giocando sabato, poi molto probabilmente recupero con il Francavilla sarà effettuato mercoledì, non penso che ci siano dei grossi grattacapi, anzi. Cercheremo in 8 giorni in queste partite di fare 9 punti per sollevarci un po', per agganciare il gruppetto di quelle squadre che sono ancora a metà classifica, che pensano in questo momento di essere già a buon punto, per la salvezza. Il maltempo vi ha comunque danneggiato anche per gli allenamenti, infatti vi siete dovuti spostare anche a Castelfrentano in settimana. Sì, purtroppo non è stata a casa nostra per il maltempo, stiamo avendo dei disagi perché con i campi innevati oppure infancati non riusciamo ad allenarci regolarmente. Un campionato in salita per il guardiagrile, sembrava ci fosse una ripresa, però nelle ultime settimane le cose non stanno andando granché bene. Sembrava così, che eravamo in ripresa, però abbiamo avuto una battuta d'arresto domenica scorsa a Mosciano, immeritatamente. Però adesso, come ripeto, in queste 3 partite ci giochiamo tutto. Casoli, Ortona e Guardiagrele, 3 delle 4 chietine sono relegate nei bassi fondi della classifica, come vedi il loro futuro? Ma io penso che fra Casoli, Ortona e Guardiagrele una riuscirà a tirarsi fuori dai play-out, speriamo che sia Guardiagrele. E le altre due? A discapito nostro, però mi auguro che siano loro a disputare i play-out. Allo stato attuale tutti a disposizione di Leonardo Di Florio in vista dell'anticipo? Ma sembra che ci sia solamente De Fabritis che è ancora in dubbio, sennò per il resto e Perrucci, sennò per il resto sono tutti quanti a disposizione. Infine una domanda sulle zone che non vi riguardano in questo momento e forse non vi guarderanno fino alla fine, le zone alte della classifica, chi vincerà? Ma è difficile dare un pronostico, in questo momento Avezzano sta filando come un treno, ha fatto 5 vittorie consecutive, vediamo domani nel recupero cosa vedrà fuori, certamente Avezzano, Loretum e Celano, queste per me sono le 3 candidate. Da una di queste te usciva il nome da vincente del campionato. Drone B di promozione, la Tessa che ha fallito nell'ultima gara venendo sconfitta sul terreno del Cappelle non ha potuto recuperare la gara infrasettimanale con il Treville a causa delle persistenti condizioni del maltempo. Parliamo innanzitutto della gara disputata con il Cappelle, della sconfitta con il Cappelle con il centrocampista Benedetto Di Donato, una sconfitta meritata secondo te? Ma innanzitutto buonasera a tutti, a mio avviso no, perché abbiamo fatto una buona partita creando diverse occasioni da gol, ho fallito anche un calcio di rigore che nel calcio ci può stare, però di questo mi dispiace tantissimo, soprattutto per la squadra. E niente, siamo andati sotto di un gol, poi abbiamo pareggiato e la voglia di attaccare, di vincere la partita, nei minuti finali abbiamo preso un gol in contropiede, però la squadra è viva, ha giocato bene e già siamo pronti domenica col Tollo a centrare la vittoria, che penso sia la nostra portata. Che giudizio dai sul Cappelle? Ma il Cappelle già l'ha visto l'andata qui, abbiamo vinto abbastanza facilmente, però è sempre una squadra ostica, poi specialmente tra le mura amiche ci si fa sentire, un ambientino molto caldo, poi c'hanno dei bravi giocatori, specialmente il portiere, insomma una buona squadra, secondo me ha pochi punti rispetto all'organico che ha. Una sconfitta? Comunque non pregiudica la vostra, sta rallentando, 2 sconfitte di seguito per la formazione di però secondo me per la seconda posizione che è l'obiettivo adesso nostro secondo me sta rispecchiando in pieno le premesse di inizio campionato, penso che era quello di una salvezza tranquilla e questo diciamo sta ottenendo. Per quanto riguarda il San Salvo, un po' mi ha sorpreso perché ci si trovano i quartieri alti della classifica, essendo una squadra fatta di giovani, pure bravi, voglio dire, da molti anni che giocano insieme, e stanno facendo un ottimo campionato. Nel girone B di promozione il San Salvo non può certamente sorridere dopo l'ultimo confronto di campionato,
dove la squadra del mister Marcello è stata sconfitta di misura sul terreno del Michetti. Una sconfitta imprevista e meritata, secondo lei, mister? Ma sicuramente imprevista, perché insomma noi pensavamo, credevamo, speravamo di fare i tre punti domenica con il Michetti. È venuta così su un errore nostro della difesa. Noi abbiamo disputato una buona gara, abbiamo creato diverse palle gol, il loro portiere in tre occasioni ha salvato la rete. Però io ero anche consapevole che giocare lì a tocco Casaria con il Michetti non era semplice. Basti pensare che all'andata lì ha perso anche il Treville, se non vado errato, per una rete a zero, il Silvi ha pareggiato 1-1, quindi è una squadra che dentro casa si fa sicuramente rispettare. Questo cambia qualcosa per la vostra rincorsa alle zone alte? Ma chiaramente a questo punto, dopo questa sconfitta di domenica scorsa, pensare insomma di vincere il campionato mi sembra un attimino fuori luogo. Noi dobbiamo comunque continuare a lavorare e a credere di raggiungere i play-off, anche perché ad oggi siamo quindi penso che almeno quello è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Ecco. Al Davide Bucci domenica, incontro di cartello, voi siete opposti al Treville. Sì, domenica è un'altra partita di quelle che così alla vigilia possono essere incerte, dal risultato incerto. All'andata abbiamo vinto a Mozzagrogna con il Treville, e il Treville attualmente occupa la seconda posizione in classifica, quindi è una squadra di tutto rispetto, ha cambiato diversi uomini, quindi sarà un pochino diversa rispetto all'andata. Noi certo, dopo la sconfitta di domenica passata, dobbiamo cercare a tutti i costi di fare bene. Ecco. Per finire, un commento sulla giornata passata, sulle poche gare che si sono disputate, lei ha registrato qualche risultato a sorpresa? Sì, chiaramente il nostro è quello che mi viene prima così. Un risultato che potrebbe essere una mezza sorpresa è quella di Ripateatina, anche perché il Silvi, da quello che leggevo così sui giornali, pare vincesse 2-0 e ha permesso questa rimonta al Ripateatina, squadra che noi abbiamo affrontato un paio di domeniche fa, è una squadretta che gioca, quindi non è che sto a dire che non abbia meritato la vittoria, ripeto, in base ai risultati che ho visto. A parte questo, se così la possiamo chiamare, una mezza sorpresa anche quella di Cappelle, però il Cappelle precedentemente in casa aveva battuto anche il Pianella, quindi diciamo è una squadra di quelle temibili da affrontare. Per il resto pare che non ci sono risultati così a sorpresa. Nel girone B di promozione il Perano, dopo il bel successo in casa con il Silvi, non riesce a fare il bis con un'altra delle pretendenti alla vittoria finale. Domenica scorsa infatti la formazione di Raffaele Flocco è stata sconfitta sia pur di misura sul terreno della capolista Pianella, e a commentare questa gara siamo con uno dei più esperti della squadra, Roberto Ceroli. Niente, nel campo purtroppo era ai limiti della praticabilità. In ogni caso, il primo tempo direi che il Pianella ha giocato meglio, poi il secondo tempo c'è stata la reazione nostra e abbiamo avuto alcune occasioni buone, e tra l'altro c'è stata una in un'occasione particolare in cui secondo me la palla era entrata, poi né l'arbitro né il guardialinea hanno ritenuto che fosse gol, per cui è finita 1-0 per il Pianella. Secondo te alla fin fine il risultato è quello più logico? Ma secondo me, per la prestazione che abbiamo fatto noi, soprattutto nel secondo tempo, avremmo meritato quantomeno il pareggio. Non credo di dire una bestemmia se affermo questo. Comunque il Pianella non ha rubato nulla, ha fatto un'ottima partita e alla fine ha vinto anche meritatamente. E secondo te il Pianella è la squadra più forte, come dicono gli addetti ai lavori? Ma secondo me sì. E considerando la gara che abbiamo fatto col Pianella all'andata e questa del ritorno, secondo me la squadra più completa in tutti i reparti. Domenica ci sarà il Ripateatina qui a Perano, una formazione che naviga in zone di bassa classifica. Alla vostra portata, considerando che giocate in casa, l'obbligo è la vittoria.
Beh, certo, adesso avremo 4 partite che sono con squadre che più o meno rivestono la stessa nostra posizione in classifica, per cui dovremo cercare di realizzare il maggior numero di punti possibili. Domenica con il Remo Adriatina punteremo ovviamente alla vittoria. Non sarà facile perché anche loro sicuramente verranno qui agguerriti e anche loro si devono salvare, per cui sarà una partita difficile. Secondo te qual è la quota salvezza? Quanti punti bisogna conquistare? Ma la classifica è molto molto corta. Io ritengo che forse a 40 punti si possa essere tranquilli. Però è un campionato difficile, la classifica è cortissima, per cui anche il Michetti, che sembrava spacciato, invece nelle ultime 2 partite ha fatto 6 punti, per cui la classifica è corta, quindi bisogna lottare fino all'ultimo. Ci saranno delle assenze nel Perano per domenica? Probabilmente sì, bisogna vedere, abbiamo qualche infortunato, che anche domenica scorsa avevamo Paglione che non ha giocato, era infortunato, bisogna vedere adesso come sono le sue condizioni fisiche. Poi avevamo anche Valerio che è uscito un po' acciaccato dall'incontro di Pianella, speriamo di recuperarli e avere la formazione al completo. Che cosa ricordi del Ripateatina, in particolare con riferimento alla gara di andata? Ma il Ripateatina all'andata, se non ricordo male, fece un ottimo secondo tempo. Noi abbiamo vinto 1-0, abbiamo fatto un buon primo tempo, però nel secondo tempo loro ci hanno messo in difficoltà, e anche grazie al portiere Labrozzi, che ha fatto almeno un paio di interventi miracolosi, siamo riusciti a portare i 3 punti a casa. Girone B di prima categoria, importante vittoria in chiave playoff per il San Salvo, che domenica scorsa ha battuto in casa al Davide Bucci il Casalbordino. Commentiamo l'andamento di questa gara con il tecnico del Real San Salvo, Ciampoli. Una partita molto insidiosa, resa ancora più difficile dalle condizioni atmosferiche, con un campo veramente, solo perché c'è l'erba, altrimenti non si poteva giocare, un campo molto ma molto pesante. Abbiamo sofferto fino alla fine perché è un periodo di tempo che creiamo molto ma raccogliamo poco in sede di gol. Riusciamo a arrivare in porta 8-9 volte, 7 volte, ma non riusciamo a concretizzare tutto il lavoro svolto durante la partita. E poi ogni tanto una piccola svista, pigliamo il gol da Fessacchiotti. Sul Casalbordino che cosa possiamo dire? L'ha impressionata come squadra? Ma sì, una squadra alla portata di tutte quante le altre, tanto la classifica è corta, quindi non niente di particolare. La classifica è corta, ognuna equivale a un'altra, quindi la differenza fra di noi per adesso, oggi come oggi, non sono molte. Ha notato dei miglioramenti rispetto alle ultime gare per la sua squadra? Beh, io dico sinceramente, nell'ultimo mese creiamo molto, veramente creiamo molto, però non riusciamo a concretizzare. Anche domenica siamo arrivati, non voglio esagerare, 6-7 volte ancora con palle gol davanti al portiere, non riusciamo a chiudere la partita al momento opportuno. Poi puntualmente ci capita il gol, io continuo a dire, da Fessacchiotti e ci complichiamo la vita. Domenica un impegnativo turno con il Fara San Martino, un terreno, quello di Fara San Martino, a rischio, perché se c'è maltempo è probabile che nevichi. Sì, indubbiamente è un periodo questo che tra neve, piogge e robe varie non credo che tutte le partite si potranno disputare la domenica. Io mi auguro di poterla giocare, dando giusto per non avere problemi infrasettimanali, perché problemi miei sono anche problemi degli altri, c'è gente che lavora, che smette di lavorare alle 6, alle 6 e mezza, quindi è un problema proprio logistico per tutti quanti. Infine una domanda sulle altre avversarie: da quando lei è alla guida del Real San Salvo ha affrontato diverse squadre, quale tra queste l'ha più impressionata favorevolmente? Indubbiamente quelle che stanno avanti a noi mi hanno impressionato come organico e come gioco, quindi. Dovendone scegliere una? Ma no, oggi come oggi il Vasto ha sempre tenuto la stessa condotta di gara, gioca un buon calcio lineare, lo stesso la Spallanciana, una bella squadretta, che bella amalgamata, lo stesso, non parliamo del Valsinello perché è primo in classifica, quindi dalla prima non si parla mai. Ma bene o male tutti gli altri stanno lì, abbiamo anche il Cupello
abbiamo Rocca Spinalvetri. Tutte hanno qualcosa in organico che possono permettere di allungare al momento opportuno. Nel girone B di prima categoria il maltempo la fa da padroni, infatti diverse gare sono state rinviate a causa del maltempo. Tra le poche gare delle squadre di testa si è giocato soltanto a Gissi con la formazione di casa che ha pareggiato per 1-1 con il Virtus Cupello. Non ha giocato invece l'immediata inseguitrice Marina Calcio al pari della Spal Lanciana a causa delle cattive condizioni del terreno di gioco. Parliamo di questa gara non disputata con il tecnico del Marina Calcio Roberto Cesario. Siamo stati avvertiti domenica mattina che causa il maltempo, stava nevicando già dalla prima mattina, la gara praticamente era da dichiararsi nulla praticamente, quindi rinviare. Abbiamo accettato di buon grado perché in fondo era veramente una giornata brutta. A questa gara che dovrà essere recuperata se ne aggiungono le altre di Coppa Abruzzo in un calendario che per voi si fa davvero fitto. Ai fini della rincorsa alla vetta può essere un grattacapo per voi, ma consideriamo che anche la Valsinello deve recuperare a Fara. Beh, ecco, come hai detto bene tu, è un problema un po' di tutti adesso, perché ci sono molti recuperi, addirittura la Spallanciano ne deve recuperare due. Quindi credo che a questo punto le motivazioni e la tenuta atletica siano determinanti. Nel prossimo turno voi giocate sabato proprio con la Spallanciano nell'incontro più importante della giornata. Un'occasione per vedere all'opera due tra le più accreditate rivali della Valsinello. Beh, la classifica dice questo. La Spallanciano è un'ottima squadra. D'altra parte... il calendario delle ultime partite gli rende onore, insomma. Gran bella squadra, gara difficilissima e siamo sicuramente in un momento delicato della stagione e probabilmente importante, soprattutto per la prima piazza. Gli allenamenti di questa settimana, complice anche l'impegno infrasettimanale di Coppa Abruzzo, per voi sono differenziati rispetto al solito? Sì, chiaramente faremo una settimana di scarico perché giochiamo domani, giochiamo sabato, probabilmente recupereremo la prossima settimana di mercoledì, quindi in questo momento... in cui cercheremo di mantenere la condizione e sperando che le partite ci diano risultati positivi in modo tale da crescere sempre di più l'entusiasmo, che a questo punto della stagione sono decisivi. Allo stato attuale ha tutti gli uomini a disposizione o manca qualcuno? Praticamente sì, abbiamo la squalifica del capitano Scadigno, domenica non avendo giocato la sconterà sabato, però la rosa è in buone condizioni e ti ripeto, credo molto nelle motivazioni a questo punto della stagione. Credo che quella sia la cosa più importante. La squadra che più l'ha impressionata, sabato ascoltando mister Buda del Cupello, parlava del Castelfrentano, secondo lei? Ma guardi, io ne abbiamo già parlato, io credo che la classifica renda onore un po' allo specchio della qualità di questo girone. Io dallo Spallanciano a Gissi, al Reale, anche domenica passata lo Scerni qui mi ha fatto una buona impressione considerando che mancava anche diversi elementi. Onestamente, più che citare la squadra migliore, credo che sia giusto dire che è un campionato di buon livello, sicuramente livellato in alto, difficile, dove ogni gara c'è un trabocchetto e quindi all'ultimo l'equilibrio e la costanza nei risultati premierà la squadra migliore o magari più fortunata.